Dopo l'assalto dei Notavi in Valsusa stamane, operai al lavoro nell'area del cantiere della Maddalena. Si contano i danni, parla il capo cantiere. Alla condanna del presidente Napolitano, che le ha definite violenze eversive, si susseguono giudizi e denunce di tante voci della società. Gesti inaccettabili. Buongiorno dal telegiornale del Piemonte. In Val di Susa c'è ancora tensione, ma stamane gli operai sono tornati a lavorare alla Maddalena, nell'area del primo cantiere per la Torino-Lione, dove ieri ci sono stati gli scontri più duri tra polizia e manifestanti. Si contano i danni della guerriglia che ieri è andata avanti per i boschi della Val Clarea per tutta la giornata, ma sentiamo Andrea Caglieris. Eccolo, il giorno dopo, il campo di battaglia qui alla Maddalena di Chiomonte. Doveva essere una domenica pacifica, si è trasformata in un inferno. Gente è venuta da fuori sguazzando nell'acqua pulita della protesta popolare, di famiglie, sindaci, gente per bene, con l'intento di renderla torbida, ha fatto di peggio. Azioni intollerabili le ha definite il capo dello Stato Napolitano. Pezzi di bastone, estintori, bottiglie, troviamo di tutto tra i boschi e i margini dell'autostrada. Immagini che stridono con quelle dei cortei aperti dai bambini, con i valsusini pronti a difendere con fermezza, ma in modo pacifico, il proprio territorio. Intanto, come ieri sera aveva annunciato il commissario governativo e presidente dell'osservatorio Mario Virano, i lavori al cantiere sono ripresi regolarmente. Da stanotte abbiamo ripreso prima con i controlli di tutte le recinzioni e le reti che avevamo montato e abbiamo continuato a fare la pulizia del cantiere. Questa mattina ci sono già le squadre dei ragazzi che stanno montando la seconda fase della recinzione, che si estende per altri circa 250 metri oltre quella già posizionata. Mattinata silenziosa sui blog Notav, alle 15 a Chiomonte conferenza stampa del leader Perino, ancora divisa in due la comunità, tra chi vede in questa infrastruttura un inammissibile spreco di risorse economiche, un costo ambientale troppo alto e chi dice che il progresso passa anche attraverso queste montagne. Sono ancora ricoverati in ospedale alcuni dei poliziotti e dei manifestanti rimasti feriti ieri, ma con le immagini rivediamo la lunga giornata vissuta dalla Val di Susa, dal corteo pacifico all'assalto con pietre e bastoni, violenze che oggi tutti condannano per il ministro dell'Interno Maroni e tentato omicidio. Ma sentiamo i servizi di Gianmario Ricciardi e Nino Battaglia. Anche un bazooka, sia pure rudimentale, sequestrato dai carabinieri e un lancia bengala. I boschi della Valsusa, popolati di uomini incappucciati, arrivati da tutta Italia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria, armati e paramilitari. Gente venuta per picchiare e basta. Quasi tutti nella notte hanno preso la strada della frontiera, scappano per non essere identificati. Notte di quiete, finalmente, dopo la tempesta. Il bilancio è impressionante. 188 feriti tra le forze dell'ordine, alcuni ancora in ospedale, secondo il movimento Notav anche tra i manifestanti 200 feriti o contusi. Nuove immagini documentano per ore di straordinaria guerriglia, attacchi dei black bloc con bastoni, bottiglie di ammoniaca, bombe carta con bulloni, estintori, razzi, contenitori colmi di resine incendiarie e di vernice e poi fionde, tante fionde, armati e addestrati. Subito hanno lasciato già al mattino i cortei pacifici e sono saliti su per la montagna. Incappucciati e coperti, naturalmente, hanno scatenato loro l'attacco. La polizia ha risposto con cariche lacrimogeni. Una battaglia che si è trascinata da mezzogiorno a sera. Quattro i fermati, nessuno è della Valsusa. Sono stati filmati mentre pianificavano veri e propri attacchi con stile e tecniche militari. La procura di Torino procederà. Ma ieri in Valsusa non c'erano soltanto dei violenti, c'erano migliaia di persone, 23 sindaci con la fascia tricolore. Isolare i gruppi violenti, tenerli lontani dal cantiere e dalle manifestazioni Notav. Dopo i fatti in Valle Susa, politica e istituzioni parlano con una voce sola, il presidente della regione Roberto Cota. Chiarire, come stiamo facendo, che noi non ci facciamo spaventare, che andremo avanti. Abbiamo apprezzato molto l'appello del Capo dello Stato, un segnale di attenzione verso il Piemonte e verso questa importante opera anche nei confronti di chi lavora e che è giusto che venga tutelato. Il sindaco Piero Fassino chiama alla responsabilità anche chi è contro la Torino-Lione. Anche coloro che sono contro la TAV devono sapere che
ci si può opporre a un'opera infrastrutturale con gli strumenti della ragione e della parola, e devono essere loro per primi a espellere dal loro movimento i violenti. Sindaco Fassino, lei nella maggioranza ha SEL che è contraria alla TAV, ecco, come si pone? Ma io penso che bisogna chiedere a ogni forza politica, anche a SEL, di respingere in ogni modo la violenza. Dopodiché in una maggioranza una forza politica può avere anche su un singolo punto una posizione diversa. Dal presidente della provincia Antonio Saitta anche un appello ai sindaci no TAV. Devono sapere, avrebbero dovuto sapere che organizzare una grande manifestazione sarebbe stato un richiamo per i violenti. Debbono stare attenti, pensano di poter guidare un movimento e in realtà rischiano di essere guidati da chi ha qualche contiguità con i violenti. Fuori da ogni legalità i gruppi violenti per l'arcivescovo Nosiglia. Attaccare in questo modo le forze dell'ordine significa proprio porsi al di fuori, ecco, di una logica democratica e legale. E io quindi esprimo a nome di tutti i vescovi anche del Piemonte la nostra solidarietà piena. Dal coordinatore PDL Enzo Ghigo un richiamo ad abbandonare le ambiguità. Non più ipocrisie da parte di alcune forze politiche come la SEL, come anche alcuni rappresentanti dei NOTAV che a parole vogliono solo manifestare, ma nei fatti istigano alla violenza e assumono atteggiamenti che sono contrari a un percorso democratico. E il sottosegretario Giachino sottolinea isolare gli oppositori che spingono alla violenza. I falsi profeti tipo Grillo, Caparezza, tipo Perino, che ha parlato di un successo della manifestazione di ieri, sono dei falsi profeti che vanno isolati, ovviamente con il dialogo pacifico, ma vanno isolati da parte di tutti, istituzioni religiose, politiche e sociali. Dal fronte politico NOTAV 5 Stelle di Grillo. Controlleremo meglio, dice Davide Bono, chi viene in Valle Susa. Ci sono persone da tutta Italia, anche da fuori Italia, quindi le prossime giornate ci saranno meno persone, probabilmente più del posto, e quindi si conosceranno meglio e quindi la situazione si spera sia più calma. Resta il fatto che comunque il movimento NOTAV è determinato ad opporsi con tutti i mezzi pacifici possibili al proseguo del cantiere. E il segretario di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero. Facciamo a tutti l'appello per fare manifestazioni pacifiche in Val di Susa, però parallelamente dico è la militarizzazione della vallata che porterà a continuare questi scontri se non la smette, perché purtroppo così è il clima. Il problema è politico ed è colpa del governo averlo affrontato come un problema di ordine pubblico. Invitati, non infiltrati. Così commenta Mario Virano la presenza dei Black Bloc ieri a Chiomonte, il presidente dell'osservatorio sulla Torino-Lione, e a Roma per partecipare alla conferenza italo-francese che preparerà l'accordo necessario ad ottenere il finanziamento europeo. Virano, in una settimana due giorni di scontri che potevano anche finire tragicamente. Certo, e bisogna dare atto alle forze di polizia che hanno operato in una maniera straordinariamente efficace e misurata e che hanno consentito di evitare conseguenze gravi, ottenendo però il risultato di consentire l'installazione del cantiere ed evitarne la sua distruzione. Adesso la parola torna alla politica, forse con una maggiore decisione. Io credo che la parola d'ordine adesso sia chiarezza. Ci sono state troppe ambiguità. Oggi si è parlato di infiltrati, non è vero, sono stati degli invitati. L'organizzazione, basta leggere i blog che hanno preparato questa manifestazione, l'organizzazione sapeva benissimo e anzi caldeggiava la presenza di forze d'urto, perché l'obiettivo primario, non dimentichiamolo, era quella di rimpossessarsi del territorio. Cosa succederà? La commissione intergovernativa deve approvare e conseguentemente fornire la base tecnica perché si possa stipulare il nuovo trattato tra Italia e Francia.